Martedì 27 novembre 2018 è stata inaugurata una nuova stanza all'interno della stazione dei Carabinieri di Nuova Feta che permetterà a tutte le donne di poter trovare coraggio nell'esporre i fatti che riguardano maltrattamenti personali. Il no alla violenza sulle donne è stato voluto fortemente anche in Alta Valmarecchia, dove l'iniziativa Una stanza tutta per sé mette i carabinieri in prima fila contro le violenze sulle donne. Una stanza protetta dove le vittime saranno ascoltate e tranquillizzate dai militari dell'arma specializzati. La cerimonia è iniziata con il saluto del comandante provinciale a tutte le autorità presenti, ringraziamenti alla presidente dell'associazione Sorrismi International di Rimini, Leila Picco. Una stanza tutta per sé per favorire una maggiore distensione in chi è chiamato in situazioni di stress a rapportarsi con la denuncia. Infatti la stanza è stata dotata di una struttura e di un sistema di videoriprese, utile nelle circostanze nelle quali i militari dell'arma saranno chiamati, d'intesa con l'autorità giudiziaria, a verbalizzare le vittime di situazioni di violenza, nonché di una piccola area giochi finalizzata a rasserenare gli animi dei bambini che talvolta purtroppo possono trovarsi in compagnia dei denunciati di tali gravi fatti di reato. A questo evento sottolineiamo anche la presenza dei primi cittadini dei comuni dell'Alta Valmarecchia, nonché anche dell'avvocato Alessi, legale di Jessica Notaro. Andiamo a sentire ora le interviste realizzate nel corso di questa conferenza. Dottor Ercolani, siamo qui a Nuova Feta oggi per un'inaugurazione importante. Lei durante la conferenza stampa ha presentato alcuni dati importanti. Ci vuole svelare qualcosina di più per quanto riguarda il nostro territorio? Sì, il territorio, la provincia di Rimini è una provincia che dal punto di vista dei reati in materia di fasce deboli, quindi sia reati di violenza sessuale, di stalking o di maltrattamento, ha dei numeri altissimi, nel senso che le denunce sono tante, così come diciamo, le risposte da parte della Procura della Repubblica e dell'ufficio GIP. Tenete conto che dall'inizio dell'anno sono state fatte oltre 100 richieste di misura cautelare che vanno dal carcere agli arresti domiciliari, ai divieti di avvicinamento, e sono misure che comunque mostrano tutta la loro efficacia perché impediscono la ripetizione di determinati comportamenti. Quello che è stato inaugurato oggi qui a Nuova Feltre, quindi questa stanza per le audizioni protette, è importante proprio perché ci permette nella fase iniziale delle indagini di ottenere determinate informazioni nel modo corretto, evitando errori che poi possono inficiare il processo. La presenza di queste stanze consente sia alla donna vittima di violenza, di stalking o di violenza sessuale, nonché i minori, di avere un ambiente protetto, eventualmente alla presenza degli psicologi, con personale preparato sia dell'Arma dei Carabinieri che della Polizia nel caso di fatti che sono di competenza della Polizia di Stato, e permettono quindi un approccio immediato al fatto e dichiarazioni che sono immediatamente colte e utilizzate nel processo. Quindi il fatto è importantissimo e si spera anzi che ci possa essere uno sviluppo ulteriore anche in altri posti. Comandante, siamo qui oggi a Nuova Feltre per inaugurare un'importante stanza, una stanza che porta un no secco contro la violenza sulle donne. Abbiamo visto tante misure presentate anche dai suoi colleghi. Vogliamo un attimo capire con lei come bisogna comportarsi in certe situazioni. Quest'anno abbiamo dedicato questo locale della Compagnia Carabinieri di Nuova Feltre, quindi per dare la possibilità anche alle comunità della Valmarecchia appunto di avere questo strumento molto importante che consente alle donne che sono in difficoltà di poter avere uno scambio informativo, di poter interfacciarsi con i nostri investigatori, con gli assistenti, in un ambiente come potete vedere familiare, in un ambiente sereno dove la donna, magari anche accompagnata dai suoi bambini, può essere ascoltata in maniera riservata, in maniera familiare dai nostri investigatori. Questo rientra in un'organizzazione nazionale, più generale, dell'Arma dei Carabinieri, a difesa appunto delle fasce deboli. Proprio da qualche giorno, proprio l'altro giorno, c'è stata la ricorrenza appunto della giornata per la tutela delle donne, e quindi noi con la circostanza siamo riusciti a organizzare con la Soro Optimist, alla quale va il mio ringraziamento, questa iniziativa appunto per valorizzare il messaggio che le nostre caserme sono le case per le donne, sono le case per dare un'accoglienza, una tutela, per far sì che delle situazioni che magari sono all'inizio oppure sono in itinere non arrivino a conseguenze peggiori.